davvero un impegno straordinario anche da parte dell'Europa a consentire una totale trasformazione e un miglioramento della qualità dei servizi di trasporto pubblico locale mediante, fra l'altro, l'acquisto di una quantità eccezionale di nuovi mezzi sia su ferro che su gomma, con un'attenzione direi quasi maniacale all'ambiente, quindi tutti i mezzi che devono contribuire sensibilmente alla riduzione dei gas nocivi in atmosfera. Questo avviene attraverso il doppio effetto, quello sicuramente del mezzo in sé che inquina meno di quello che ha sostituito, ma soprattutto perché un miglioramento generalizzato della qualità del trasporto pubblico locale riduce l'impatto del traffico veicolare privato e quindi una sostanziale riduzione, ripeto, dei gas nocivi in atmosfera, un miglioramento della qualità della vita, un passo in avanti verso quella civiltà che vogliamo favorire attraverso la creazione di servizi di qualità, e quello dei trasporti è senz'altro uno di quelli ineludibile rispetto a qualsiasi programma. L'Europa, devo dire, ha fatto veramente la parte del gigante nell'ambito delle diverse risorse messe a disposizione anche dal governo e da altri enti finanziatori, ma sicuramente il contributo dell'Europa è stato assolutamente decisivo, che sommato a quello delle grandi infrastrutture, sempre per il trasporto pubblico locale, destinato sempre al trasporto nelle città maggiormente colpite dal fenomeno della congestione stradale, chiaramente stiamo parlando di un programma di grande respiro che avrà anche una sua ulteriore attuazione nel 21-27. Questa è un'ulteriore riprova di come si sia passati da una fase di mero abbellimento, forse veniva così inteso, ogni passaggio, diciamo, di fondi strutturali per le città in particolare, da mero, diciamo, intervento estetico a un intervento funzionale che incide sulla vita dei cittadini e sulla qualità complessiva dei servizi. Quindi si cambia pagina decisamente. Questa è una prima operazione, se vogliamo anche simbolica, perché viene alla conclusione dell'iter complesso di finanziamento delle città medie da parte dell'Europa e quindi apre una prospettiva completamente differente per il ciclo 21-27 che oramai, diciamo, è in corso e che vedrà le città ancora una volta protagoniste con risorse ancora maggiori a disposizione per trasformare davvero in positivo, ovviamente, la vita dei cittadini.